Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui ritornati con questo nuovo video della serie di FIFA 22. Ragazzi, oggi siamo qui con la Roma. Vedete la classifica a schermo, dove vedete incredibilmente tre squadre che abbiamo fatto negli ultimi 4 giorni, no, negli ultimi 3. E ragazzi, andate a recuperare le ultime carriere, diciamo, di FIFA 22, ovviamente sempre tra virgolette. E ragazzi, abbiamo Inter e Juventus, non mi ricordo quanti punti, comunque sono a pari. E vi ho già spiegato nell'ultimo video, spero che l'abbiate visto, che la Juventus è prima in classifica, dato che nonostante la stessa posizione in campionato abbiano raggiunto, ma avevamo con Minimiliano Tristi, che sarebbe l'allenatore che abbiamo scelto, avevamo un overall allenatore molto più alto rispetto a quello che avevamo nell'Inter. Perciò la Juventus sarà prima per, diciamo, come fossero scontri diretti. Poi c'è il Napoli che sta dietro di 2 punti a tutte e due, non mi ricordo bene i punti, comunque c'è la classifica a schermo. E ragazzi, oggi la Roma, che ha una squadra veramente, veramente mua. Ovviamente vado sempre a mettere i giocatori che vengono accostati alla squadra in questione. In questo caso ho messo molti nomi accostati alla Roma. E ragazzi, ora ve li faccio vedere. Allora, il modulo che dovrebbero usare è il 4-2-3-1. E ora mettiamo i giocatori. Allora, ragazzi, so che vi state arrabbiando tantissimo perché il terzino sinistro è Gosens, anche se nella realtà nella Roma ha già fatto le visite mediche Vigna, che però su FIFA non c'è, quindi ho dovuto mettere qualcun altro. E tra gli accostati della Roma c'era Gosens, quindi Gosens e Vigna. E qualcun altro che ormai era sfumato, tipo Marcelo. E ragazzi, Gosens è quell'altro che penso non andrà mai alla Roma, ma è ancora tra gli accostati. Comunque, Rubén Vigna penso passerà le visite mediche, come praticamente tutti tranne Patrick Schick. E ragazzi, poi abbiamo Rui Patricio, Florenzi, che merita la conferma, Delaney, che siccome è saltato Xhaka, è saltato Sciacca, o come si dice, Giacca, si dice così forse. Delaney è stato quindi accostato, la Roma punterà tutto su di lui, si dice. Shumorodov è un nuovo acquisto della Roma, però 69 di overall in panchina assolutamente. E poi si parla moltissimo nelle ultime settimane di Andrea Belotti come nuovo attaccante della Roma. L'ho messo titolare al posto di Dzeko perché comunque almeno sarebbe nuovo e Dzeko probabilmente calerà e comunque se dovesse arrivare Belotti secondo me sarebbe il titolare. Poi c'è Zaniolo che è rientrato dagli infortuni e poi c'è Mkhitaryan e Pellegrini. Quindi ragazzi, questa è la Roma del 2022 di FIFA 22. Ho tolto come sempre tutte le coppe europee, però c'è sempre il bug delle coppe europee, quindi probabilmente le coppe europee appariranno comunque, in questo caso Europa League per la Roma. Quindi purtroppo perderemo energie nel campionato per colpa delle coppe europee, ma così è stato anche per le ultime tre, dato che il bug colpisce quasi sempre. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Come potete vedere, siamo stati colpiti dal bug, ma il Milan ci ha fortunatamente eliminati, così da risparmiarci le energie per le ultime partite, che poi però abbiamo comunque perso con Crotone e Fiorentina. Allora, non ho guardato molto, quindi non mi sono spoilerato tanto, ho visto qualche vittoria, qualche sconfitta, qualche pareggio. Non lo so, il mio pronostico è un 65 punti per la Roma. Vediamo. Usciamo e 66, ragazzi. Ho indovinato, 65, ho detto 66. E ragazzi, se vinciamo facciamo 69 punti, che birichini. Però ovviamente saremo dietro alle altre tre. Quindi ragazzi, la Roma si piazza dietro alle altre tre. Vabbè, ci sta. E ora proveremo finalmente la squadra, vediamola. Allora abbiamo Belotti che è cresciuto ad 82, Gosens che è rimasto 83, Rui Patricio è cresciuto se non erro. No, era già 83, vero? Boh, Zaniolo ovviamente è cresciuto, Pellegrini mi pare che sia cresciuto, Delaney è rimasto uguale e Shumorud è cresciuto di 1 però non ha giocato. Poi vabbè, Spinazzola l'ho lasciato qua a marcire perché non giocherà per la maggior parte della prossima stagione. Purtroppo per lui era un grande giocatore, però Gosens ha anche più overall. Ragazzi, ora finalmente proviamo questa fantastica squadra di José Mourinho alias Zero Titoli. Ragazzi, contro la Roma andiamo in campo e vediamo com'è in game questa Roma su FIFA 22. Eccoci in campo, ragazzi, siamo qui Distanza.
con la nostra Roma di FIFA 22 per sfidare la Sampdoria e provare questa squadra. Siamo all'Olimpico e ragazzi, sapete che cosa vi dico? Arriveremo a 69 punti, ve lo prometto. Vinciamo questa partita, me lo sento. Ragazzi, ho una cosa da dire. La Roma ha fatto 66 punti, quindi possono essere potenzialmente 69 vincendo questa partita. Quindi sarà potenzialmente, cioè in caso nessuno superi la Juventus, l'Inter o il Napoli, la Roma è quarta. Ecco, potrebbero tante squadre superare la Juve, l'Inter e il Napoli, e quindi anche la stessa Roma. Non ha fatto molto bene la Roma, diciamo, perché potrebbe tranquillamente essere superata. Ragazzi, Smalling con la numero 10 del capitano Totti. Cioè, Totti, via. Abbiamo Smalling, numero 10. Poi ragazzi, non capisco come sia possibile, perché Smalling c'era già nella Roma e quindi doveva mantenere il suo numero, no? Non capisco perché. Comunque attenzione, Florenzi, dentro è buona, per Belotti, che fulmina Audero, accostato anche lui alla Roma prima di Rui Patricio. Comunque c'è il gol di Andrea Belotti che, come nuovo giocatore della Roma, mica male, mette dentro l'1-0, è in vantaggio la Roma che potrebbe fare un passo avanti e da 66 a 69 possono essere anche una o due posizioni in più. Belotti, Pellegrini, buona la palla ancora per Belotti. Oddio, no, peccato, peccato, la palla esce, non ci arriva Belotti, però c'è il corner. Corner battuto da Pellegrini. Di testa Belotti allontana Colley, poi Veretout a giro, Veretout mette dentro 2-0, la Roma non la chiude, però la Roma fa un bel 2-0. Guardate lì Smalling con la 10, sta proprio male, difensore centrale numero 10 ragazzi. Zaniolo, Belotti, la palla buona per Pellegrini, Belotti, ancora Pellegrini che allarga su Gosens, attenzione adesso Mkhitaryan. Belotti, buona Pellegrini, dentro per Belotti il pallonetto. Ragazzi, a me piacciono i pallonetti e pensavo che Audero stesse uscendo e quindi ho fatto il pallonetto, però poi Audero si è fermato e quindi scammato totalmente. Il tocco buono per Belotti che allarga verso Gosens, attenzione Gosens, Gosens, ancora Gosens, grande giocata. Belotti calcia col destro sopra la traversa. Zaniolo, ottima giocata su Tonelli. C'è ancora Zaniolo che avanza. Zaniolo su FIFA è veramente lento. Ma la palla per Florenzi, il cross al centro, Mkhitaryan che fa? Ragazzi, che fa? Che cosa ha al posto della testa? Sono i Pellegrini, la palla buona per Belotti. Belotti col mancino, fuori di poco. Attenzione Raum, attenzione Raum ancora. Immolati Mancini, no! Il gol di Keita Balde, il gran gol, cioè gol di merda di Keita Balde, che fa 2-1, accorcia le distanze. Attenzione a non subire il 2-2, che potrebbe compromettere qualche posizione in classifica. Attaccano loro con Keita Balde, il cross al centro, Bussolengo. Che cazzo c'entra? Quagliarella, attenzione Quagliarella, c'è il fallo di mano secondo me. Comunque attaccano ancora loro. Aden Silva, mamma mia, l'avevo vista dentro ragazzi, meno male. Meno male che ha sbagliato ragazzi, se entrava quella palla era finita. Veretout, Veretout, attenzione, Veretout, Veretout ancora, il tocco dietro, la piazza Mkhitaryan, che cacchio fa? Mkhitaryan è scarso oggi, molto male. Dentro Pedro che può dare qualche fiammata, piccolino ma fa di quelle fiammate. Delaney allarga, bella la palla, mamma mia che pallone ha dato Delaney. Pedro, Pedro, c'è ancora Pedro, tocco dentro, Belotti, il tiro, Pellegrini, centrale ma efficace, 3-1, Roma che distrugge la Sampdoria e possiamo dirlo con tutta probabilità si porta a casa i 69 punti, il quarto posto in classifica momentaneo. Palla di Pedro dentro, poi, ah no, di Belotti, poi calcia centrale, Audero salta come così, salta. Pedro, mamma mia, Pedro super veloce, piccolino, ma fa di quelle fiammate. Attenzione Torsby, Torsby calcia, Rui Patricio,
E poi Keita Balde, meno male che Pellegrini ha fatto quel 3-1. Ragazzi, ma queste partite pazze, perché con la Juventus abbiamo lottato fino all'ultimo, era una partita, mi pare, contro la Lazio, comunque è finita. Poi col Napoli abbiamo vinto 4-3 al 90esimo, con l'Inter abbiamo pareggiato 3-3 al 94esimo, con la Roma al 93esimo abbiamo rischiato e quindi abbiamo vinto con un solo gol di distacco. Ragazzi, veramente partite pazzesche, partite al cardiopalma. Io già di mio, quando vedo una partita nella vita reale, schiatto, cioè figuratevi qui che me ne fanno in ogni video una partita del genere. Comunque ragazzi, tenete a mente, in caso qualcuno facesse 69 punti, tenete a mente che la Roma è quinta. Quindi se la squadra che fa 69 punti e la pareggia, sempre che ce ne sia una, sarà quarta, sarà sopra la Roma nella classifica totale. Se fosse sesta, invece no. Quinta, invece, si andrebbe a vedere l'overall allenatore. E sinceramente mi auguro che in caso si andasse a vedere l'overall allenatore vinca l'altra squadra, che avere meno di 54 vuol dire esonero mentre sto simulando. Quindi ragazzi, spero sinceramente che la prossima squadra non abbia meno di 54 e che quindi arrivando a 69 punti scavalcherebbe la Roma, perché altrimenti sarebbe follia. Ragazzi, non so se ve ne siete accorti voi, ma mi sto impallidendo, se si dice così. Me ne sono accorto ora. Mi sono completamente scordato una regola del gioco. Dovevo fare un acquisto di mano mia nella carriera. Dovevo fare un acquisto. Probabilmente sarei andato a prendere un difensore centrale con più di 79. Ve lo giuro. Scusate, penso che non abbia fatto, che non fa la differenza. È solo per aggiungere quel tocco in più alla serie. Però alle altre squadre ho comprato un giocatore in più, qua no. Di mortacci mia, veramente mi sono dimenticato, ragazzi. Chiedo scusa, non capiterà mai più. Però vabbè, non è che ha falsato così tanto. Ragazzi, quindi questa qui è la classifica, a schermo appare. Vedete che la Roma è quarta, la Juve è prima, l'Inter è seconda e il Napoli è terzo. Quindi ragazzi, noi ci ribecchiamo con un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi!